Quale futuro per il porto di Bari? L'interrogativo viene posto da chi è interessato nel settore e si batte per la sua crescita. Se ne parla in Camera di Commercio a Bari. La Puglia va collegata meglio all'asse nord europeo. Abbiamo due opportunità, il Comune e la Regione, e l'Europa. Abbiamo dei candidati che riteniamo possano fare tanto sia per il Comune che per l'Europa, perché l'Europa ci insegna che dobbiamo continuare con i corridoi necessari per poter portare le merci dal nord Europa al sud, e quindi Bari adesso sarà inclusa nel corridoio scandinavo. Però c'è una carenza che non arriva sino a Brindisi, e questa è una penalità che non possiamo accettare. Brindisi è un porto efficiente. Pronti 223 milioni per la camionale che oltre a Bari interesserà anche Bitonto e Modugno, ma il progetto non convince. Il porto di Bari ha bisogno di spazi, nuovi spazi. Abbiamo un'idea per i nuovi spazi, un'idea molto importante che vorremmo fosse fatta da altri o proposta dai candidati sindaco, perché il porto di Bari ormai, Marisabella, quando sarà completata sarà soltanto piena di camion, e i camion non danno ricchezza al porto, fanno numeri certamente ma non fanno ricchezza, perché sono le merci che fanno, i camion arrivano e vanno via. E vanno via in 70 km, ecco perché non serve la camionale, è inutile andare a fare la camionale che vada all'autostrada. E poi ha bisogno di spazi per le merci che siamo costretti a mandare da altre parti.